Francesca Del Taglia, incinta di 5 mesi. È stato un trauma, piangevo quando l'ho scoperto, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia confermano la dolce attesa in corso. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è al quinto mese di gravidanza. La notizia di un secondo figlio in arrivo, però, lo avrebbe colti decisamente di sorpresa. L'ex tronista e la compagna, già genitori del piccolo Brando, avranno un altro maschietto a qualche anno di distanza dalla nascita del loro primogenito. È stata proprio l'ex corteggiatrice toscana a confermare la gravidanza, ebbene sì. Siamo entrati nella 19esima settimana, l'inizio del quinto mese. Il compagno Eugenio rivela di aver voluto attendere prima di confermare la notizia per un motivo preciso. Abbiamo atteso a dirlo perché volevamo aspettare l'esito dell'ultima ecografia ed essere certi che andasse tutto bene. Come Brando, anche il piccolo in arrivo sarà un maschietto, quando ha scoperto di essere incinta, sebbene oggi si dica felicissima. Francesca non ha accolto la notizia con troppa gioia, adesso sono felicissima, anzi mi sono pentita di non averlo fatto prima. Vedo la gioia negli occhi di Brando, che continua a guardarmi la pancia e chiedermi quando nascerà il bambino, e mi si riempie il cuore. Quando l'ho scoperto, però, la reazione mia e di Eugenio è stata ben diversa. Da alcuni giorni avevo un ritardo, ma continuavo a ripetere a me stessa che non fosse possibile. Quando ho fatto il test e ho scoperto l'esito è stato un trauma perché non rientrava nei nostri piani. Volevamo provare ad avere un figlio più avanti. Ho pianto, mentre Eugenio insisteva per comprare altri test. Non voleva crederci neanche lui. Eugenio conferma quanto raccontato dalla compagna, ritardato ancora il matrimonio con il secondo bambino in arrivo, sono saltati ancora i progetti di matrimonio. Per il momento, le nozze non arriveranno, come racconta l'ex tronista. In realtà ci saremmo dovuti sposare già 2 anni fa, avevamo cercato persino i vestiti. Poi Francesca ha attraversato un periodo difficile in famiglia e non ci è sembrata più la situazione adatta per fare questo passo. Non c'era neanche l'umore giusto. Fino a qualche mese fa ci sarebbe piaciuto programmare la data per quest'anno, ma con l'arrivo del bambino abbiamo altre priorità.